Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Teleluna. I giornali, i principali giornali nazionali aprono tutti con la stessa notizia, ovvero la notizia che arriva da Pyongyang. La Corea del Nord è pronta ad un attacco nucleare verso gli USA. Dagli Stati Uniti è arrivata subito la prima reazione, siamo pronti a difenderci. Vedremo i risvolti di questa azione, se sia un'azione provocatoria o se ci sia la base qualcosa di più. Intanto in Italia continua il dibattito politico, in un PD ormai spaccato, potremmo dire spaccato in due, sembra ritornati per un attimo a quella che erano le primarie, una parte pro Bersani, una parte pro Renzi. È il primo cittadino di Firenze a non condividere alcune scelte del segretario del Partito Democratico e ha rilanciato: o facciamo o si faccia una alleanza con il PDL o non ci sono alternative per dare un governo a questo paese, ed è pronto a schierarsi in prima linea. Intanto nel PDL si cominciano a fare alcuni nomi per quanto riguarda il successore di Giorgio Napolitano. A rompere le righe è Mara Carfagna, che ha fatto il nome di Emma Bonino dicendo: io tifo per lei per quanto riguarda il Colle. Al Colle si voterà appunto il 18 aprile, cominceranno le votazioni che potrebbero risolversi in poche ore se si trovasse un accordo soprattutto tra PD e PDL sul nome del successore di Giorgio Napolitano, come successe tempo fa per Ciampi, una votazione che durò un paio d'ore, o potrebbe durare anche alcuni giorni se non settimane. Ricordiamo la votazione di Scalfaro, se non ricordo male, che durò 12 giorni, quindi più di una settimana. Napoli invece la situazione non è migliore, nell'occhio del ciclone ancora una volta De Magistris. Una Napoli che sta affrontando numerose criticità negli ultimi mesi, soprattutto negli ultimi mesi, dal crollo in via Chiaia alle buche, strade dissestate in quasi tutta Napoli, all'incendio che ha ridotto in cenere Città della Scienza. Ora aspetta il grande evento, manca poco meno di due settimane, questo grande evento che ha portato ulteriori cambiamenti nella centralissima via Chiaia, ma non solo, con la nuova ZTL che sta scatenando l'ira dei commercianti, ma soprattutto dei residenti. Lo vedremo nei dettagli. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, cominciamo dalla prima del Corriere della Sera, che apre, come ho detto in anteprima, sull'annuncio shock della Corea del Nord sia all'attacco nucleare contro gli Stati Uniti. Annunci e minacce dall'esercito della Corea del Nord. L'America invia un sistema di difesa antimissile a Guam. A centropagina si parla di politica dal Corriere della Sera. Intesa con Berlusconi, o voto, intervista con il sindaco di Firenze, corsa al Colle. La Carfagna propone Emma Bonino. Renzi, ci vuole dignità. Bersani è stato umiliato da Grillo. Rinviato il decreto paga imprese, la Tares slitta a dicembre, telefonata con la Commissione dell'Unione Europea per sbloccare le norme, telefonate da parte di Monti. Noi passiamo alla prima del mattino, c'è stata una telefonata di Monti. Intanto Piazza Affari subisce non solo la situazione di stallo che c'è per quanto riguarda la politica italiana, ma anche questo, il mancato sblocco dei fondi per la pubblica amministrazione. La borsa italiana era tra le peggiori, se non la peggiore, ieri. Minaccia atomica su giù. Apre il mattino, annuncio shock dello Stato Maggiore dell'Esercito di Pyongyang, Mosca e Pechino, situazione esplosiva. Nord Corea pronti a un attacco spietato, il Pentagono, ci difenderemo. È arrivata anche la prima risposta appunto dagli Stati Uniti. Come fotonotizia, nel palazzo degli ex presidenti, mega uffici e super staff, la vista è magnifica, gli appartamenti spaziosi e bellissimi, divani in pelle e arredi in stile Liberty alla Basile. Questo è Palazzo Giustiniani, mega uffici degli ex presidenti di Camera e Senato, dalla prima del mattino. Dalla prima del mattino vediamo anche il dibattito politico nel Partito Democratico. Il sindaco di Firenze scende in campo: io candidato, Renzi a Bersani, hai rotto il patto, devi trattare con il PDL. Andiamo a vedere la prima del mattino di Napoli, che apre con la ZTL, così già da qualche giorno.
Si cambia ancora, nuovi orari. L'assessore Donati: capisco i disagi, ma l'alternativa era annullare le regate. Il leader degli industriali: commercio in ginocchio. Pronti i correttivi anti-caos? L'isola scatterà alle 8.30. Oggi corteo di protesta a Chiaia. A centro pagina la fotonotizia dedicata alla città della scienza. Pressing dell'Unione Europea, ma è scontro per quanto riguarda la costruzione della città della scienza. Di spalla, sulla sinistra, dovrebbe ripartire il forum delle culture, sfida del sindaco, l'evento si farà. L'evento era stato messo in discussione per la mancanza di fondi, lo ricordiamo, l'abbiamo visto più volte dalle pagine di questa rassegna, dalle pagine dei giornali. Da autisti per disabili a guardiani, nella partecipata degli sprechi, la società della provincia cambia la missione sociale, rischia di finire in bancarotta. Ancora dalla prima del mattino, vediamo l'ultima notizia dal taglio basso della prima pagina: vuoi la pensione, fingi di pazzo e te truffa all'INPS. San Sebastiano, indigenti coinvolti con pranzi gratis, 8 le denunce. Prima del Corriere del Mezzogiorno, Marinella parla il re delle cravatte, Napoli è allo stremo, perde il suo ottimismo e lancia l'allarme, a Chiaia siamo all'apocalisse. Oggi protesta dei residenti e negozianti industriali contro il comune per i tantissimi negozi che stanno chiudendo a via Chiaia e per le vendite di quelli che sono rimasti, che vanno molto a rilento. Baby gang in azione poco lontano dal cantiere per il village della Gara Velica. Continuano anche gli episodi di microcriminalità in attesa del grande evento dell'America's Cup, o meglio della Louis Vuitton Cup. I container dell'American Cup arrivati non senza difficoltà sul lungomare, potete vedere dalla foto che ci propone appunto il Corriere del Mezzogiorno. Le accuse della Germania, il sindaco: mi vergogno, il governatore, il mio messaggio era un saluto vero. Merkel ha parlato di privacy violata, ovviamente alla stampa, e su Gualdoro lo avrebbe definito insolente. Prima del Roma, negozi chiusi contro la ZTL, Chiaia è nel caos. La rivolta dei commercianti, siamo in ginocchio. Lo vediamo da tutte le pagine, tutte le prime pagine delle edizioni locali, dei giornali. Messo in bilico, la protezione, non è stato ancora firmato il piano, il piano definitivo per l'ex padrino Giuseppe Misso, che non ha ancora il piano definitivo di protezione, lo vediamo dalla prima del Roma. Andiamo a vedere ora i dettagli. I dettagli, partiamo dal mattino, partiamo ovviamente dal caos della ZTL, dalle proteste che si stanno susseguendo nelle ultime ore. Ricetta anticaos, pronto il cambio di orari, correttive al vaglio dei tecnici. L'assessore Donati: capisco i disagi, ma sono necessari per garantire le regate. Commercianti in ginocchio, noi solidali con la loro protesta. Parla Graziano, leader dell'Unione: il nuovo dispositivo di traffico aggrava la crisi del settore. E poi l'appello del Presidente degli imprenditori: le istituzioni siano vicine a quanti operano per lo sviluppo. Ancora sullo stesso argomento, dal Corriere del Mezzogiorno, lo vedevamo nella prima pagina, ha parlato Marinella, il re delle cravatte: noi i sopravvissuti che s'aggirano nella città fantasma, il re delle cravatte, siamo all'apocalisse, oltre ogni limite sopportabile. L'America's Cup: non si può paralizzare così una città. Venerdì pomeriggio c'erano 5 persone in via Calabritto, il nostro salotto. Le esigenze di Napoli sono diverse da quelle perseguite da Luigi De Magistris, continua l'imprenditore. E poi 3 km in 3 ore e mezzo, i clienti chiamano per sapere come possono arrivare da noi. Sempre dal Corriere, caos buche per le strade dissestate, ne parlavamo prima. Il popolo del web assegna il premio Gigino per la buca resuscitata. Via Colonna è stata riparata una buca e poi si è riaperta subito. Lo vedete nella foto, il premio Gigino d'oro, non c'è niente da fare, i napoletani riescono a sdrammatizzare anche in situazioni davvero drammatiche.
davvero drammatiche. Parliamo di Forum delle Culture, lo anticipavamo dalla prima, il sindaco ha rassicurato tutti, il forum si farà, la regione sono pronti 16 milioni di euro, si pensa all'estate per il via alla kermesse, Trombetti, fondi disponibili. A proposito di cultura, c'è chi pensa che questo possa essere un volano per rilanciare Napoli, per rilanciare una Napoli davvero in ginocchio, messa in ginocchio dalle ultime drammaticità che hanno colpito la città partenopea. Lo vediamo da un servizio che ha preparato la nostra collega Matilde Andolfo. L'idea di una 3 giorni per la cultura a Napoli è nata dopo l'omicidio di Lino Romano, vittima innocente della camorra nel quartiere di Marianella, lo ha riferito l'assessore alla cultura del comune Antonella Di Nocera nel convento di San Domenico Maggiore in occasione del via dei lavori. Rosanna, la fidanzata di Lino, disse: ci vuole cultura, rimasi colpita. Le giornate partono da quella riflessione, non da recenti fatti di cronaca. Nella sessione d'apertura i lavori continuano fino a venerdì. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, Salvatore Settis, Tommaso Montanari, Paolo Macri e Aldo Masullo. Noi in questi giorni ci siamo interrogati se non garantire dei diritti primari e rispettare il patto di stabilità. La burocrazia mi diceva: non puoi farlo. I diritti primari, i diritti costituzionali ci hanno imposto di farlo. Io credo che la cultura la si può difendere anche senza soldi, e in questo le esperienze sudamericane ci insegnano moltissimo. Quando abbiamo incontrato i sindaci a settembre sul World Urban Forum, sentire il sindaco di Medellin, il sindaco di Bogotà o il sindaco di Johannesburg, di Kinshasa, città del Messico, che ci ha detto che lui i problemi della insicurezza urbana non li ha risolti con la militarizzazione del territorio, ma l'ha risolto nel momento in cui i cittadini hanno riacquistato il gusto di scoprire quella piazza di Villa Abate, che è la stessa piazza di Bogotà o è la stessa piazza di Medellin. Io credo che questo sia un messaggio molto forte che va sicuramente seguito. Al centro delle discussioni delle prime giornate per la cultura il bene comune, con particolare riguardo all'utilizzo degli spazi pubblici e urbani, alla tutela dei beni culturali come riappropriazione da parte dei cittadini e con nuovi modelli di gestione. Poi il lungo elenco delle criticità, ma secondo il sindaco la rivoluzione è possibile. Io non ho mai visto fare una rivoluzione con i soldi, qualche libro l'ho letto e mi pare che la rivoluzione con i soldi non si è mai fatta. La rivoluzione si fa col coraggio, con la passione, col cuore e con la determinazione, con tutti gli errori che si possono fare. Noi l'abbiamo, io sono convinto che questa città ha questo grande cuore, ha un grande conflitto tra pensieri diversi, la nostra grande capacità deve essere quella di trovare una sintesi per la città che è il nostro grande bene comune. Eccoci in studio, anche noi siamo convinti che Napoli abbia questo cuore, questa grande passione che possa permettergli di uscire al più presto e al meglio da questa crisi. Certo, non è sicuramente semplice, vedremo se De Magistris riuscirà a fare la sua parte, ma tutti noi dovremmo fare la nostra parte, la rivoluzione parte dal popolo e non solo dai capi. Noi andiamo avanti, cambiamo argomento, parlavamo di falsi pazzi, record di pazzi, truffa all'ombra del Vesuvio, sottratti all'INPS assegni milionari, nell'organizzazione agivano un dirigente comunale e un dipendente delle poste. La gang, 8 indagati, 3 nei registri dell'operazione, 5 i finti invalidi finora già individuati. I finti invalidi incassavano dall'INPS un assegno mensile di 700 euro e la somma 17.000, la somma maturata per un arretrato di circa 2 anni, veniva intascata dagli ideatori della truffa. Un pranzo gratis agli aspiranti invalidi, fate così, nessun medico vi smentirà, così si organizzavano appunto le truffe. Un ristoratore di San Sebastiano ospitava registi candidati, il trucco delle residenze fasulle, erano queste il meccanismo, pratiche avviate inventando malattie risalenti a 2 anni prima per far maturare un congruo arretrato.
davvero un'organizzazione nei minimi dettagli. Noi andiamo avanti, i maniaci del gioco vanno in fumo 8 miliardi, relazione del governo al Parlamento, Campania ovviamente al primo posto per la spesa pro capite, 1859 euro. Il fenomeno è in crescita, dipendenza pari alla droga, scendono in campo i SERT. Non aiuta certamente i nuovi giochi che sono nati online come il poker, le napoletane al terzo posto per il primato femminile del poker online, lo dimostrano i dati raccolti dal portale netbetpoker.it in collaborazione con Live Partners. Andiamo avanti, cambiamo ancora argomento, uccisero Mamma Coraggio, condanne da confermare. Il PG esclude sconti di pena per gli imputati, la sentenza ci sarà il 15 maggio. Mamma Coraggio fu uccisa per aver testimoniato contro lo stupratore della figlia, fu avvicinata da due su un motorino, due che furono poi i suoi sicari, a cui era stato promesso, lo vediamo, Alberto Amendola e Giuseppe Avolio, era stato promesso un posto di lavoro, hanno ucciso Teresa Buonocore, detta poi successivamente definita Mamma Coraggio. Andiamo avanti dal Corriere del Mezzogiorno, vedete la foto della Costa Crociera, Costa Concordia, tutti se la ricorderanno, da gennaio del 2012 è naufragata nell'isola del Giglio e lì adesso verrà recuperata e definita. Si parlava di grandi costi, ma soprattutto ci vuole davvero un'azienda capace di poter demolire e smaltire il relitto, ed è sfida meridionale sul relitto della costa. Orlando, la Concordia va demolita a Palermo, per Caldoro va demolita a Napoli. Sfida per demolire la Costa Concordia. Il 23 marzo è stato chiesto l'affidamento delle opere e questa è la proposta siciliana. Il deputato del PD Davide Faraone, in un'interrogazione al ministro Clini, dice che in quel porto è la soluzione più economica. La proposta campana, la manifestazione di disponibilità già inviata al governo con le schede dei bacini del capoluogo partenopeo di Castellammare di Stabia, la boccetta del PDL, qui ci sono i migliori. Vedremo chi la spunterà in questo duello tutto meridionale. Andiamo avanti sempre dal Corriere. Federico II, Link accoglie le denunce degli studenti e ne fa manifesti, all'università più tasse e zero servizi. Lo vedete dalla foto, ha una bacheca davvero particolare, questa raccolta di denunce degli studenti, alcune anche dai social network. Se vuoi segnalare lo puoi fare a SOS Federico II. Federico II, che lo ricordiamo, è stata anche declassata nella speciale classifica stilata per quanto riguarda le università. Ultima notizia prima di passare alla politica, la Viviani, presidio anticlan, non chiuderà. La promessa del garante dopo l'incontro a Caivano, Spadafora, no all'antistato. In arrivo in Campania 83 milioni per il piano d'azione e di coesione dalla parte dei ragazzi. Fuori la scuola, ed è questa l'intervista, c'è solo spaccio, in aula i bambini sono protetti, parla Carfora, la preside di Ferro racconta, nella zona il 95% delle famiglie ha problemi con la giustizia. Questo è un caso che riguarda non solo la Viviani ma numerose scuole, parlavamo tempo fa del Parco Verde dove si sta facendo molto bene, si sta recuperando il più possibile la situazione, sono stati anche ospiti del presidente Giorgio Napolitano tempo fa e hanno ricevuto un premio. Noi andiamo avanti, parliamo di politica. Dicevo, PD spaccato in due tra Renzi e Bersani, ha parlato proprio il primo cittadino di Firenze. Bersani si è fatto umiliare da quegli arroganti del Movimento 5 Stelle, ora patto con il PDL o se andrà alle urne. Per Renzi basta vivaccare, bisogna avere le idee chiare, in 6 mesi si può cambiare la legge elettorale e anche abolire le province. Questa è la proposta del primo cittadino di Firenze, fare un governo a questo punto con un'intesa PD-PDL per fare le riforme necessarie e poi si vada al voto. In casa PDL attese e piazza, Berlusconi su due fronti, mobilitati in ogni regione, la prossima settimana intanto vedrà Bersani su quell'ipotetica fiducia che chiede Renzi e che Bersani più volte ha declinato. Linea attendista sull'esecutivo, sul governo Berlusconi ha accettato per ora la linea attendista suggerita dalle colombe PDL, il comitato dei saggi e la diffidenza.
In realtà c'è grande diffidenza da tutte le parti politiche sulla scelta di Napolitano e poi Quirinale e la partita in salita. Lo ricordo ancora una volta, il primo nome è arrivato da Amaria Carfagna, proprio del PDL, che ha chiesto, ha detto di fare per Emma Bonino al Colle. Emma Bonino, il nome di Emma Bonino è scolato già negli ambienti politici da un bel po' di tempo. In casa Movimento 5 Stelle, Grillo chiude all'intesa con il PD, chi la vuole sbaglia a votarci. Contestazioni fuori dal Parlamento, date la fiducia, quindi elettorato spaccato per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, che capiremo meglio dalla prossima pagina che andiamo subito a vedere. Crimi e le sgridate di Beppe, la crisi del capogruppo, la tentazione di fare addirittura un passo indietro, ma il leader lo frena e finisce nel mirino della rete e degli imitatori. Chi di rete ferisce, di rete perisce, potremmo dire. Su Twitter è stato creato un hashtag, romanzo crimi Vito, detto lo smentito, riguarda soprattutto le ultime parole del capogruppo al Senato per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Si era scagliato contro la proposta di Napolitano di 10 saggi, aveva detto a questo punto era meglio dare la fiducia a Bersani, era meglio dare la fiducia a Bersani per fare un governo PD, anche cosiddetto di minoranza, un governo PD dove il Movimento 5 Stelle si poteva comportare come fa in effetti in Sicilia, votando legge per legge, decreto per decreto, solo quello che alla fine fa parte del proprio programma. Era alla fine quello che chiedeva Bersani, quello che chiedeva il PD, quello che chiedevamo un po' tutti noi, quello che oggi stanno chiedendo gli elettori del Movimento, parte degli elettori del Movimento 5 Stelle, che si stanno scagliando contro i vertici del Movimento, Beppe Grillo in primis, lo stesso Beppe Grillo che cerca di smentire un po' tutti. Il più bacchettato è Vito Crimi, sembra essere proprio lui, come dice il Corriere, tentato addirittura di fare un passo indietro. Beppe Grillo che comunque è ritornato sulla questione dicendo chi ci ha votato pensando che avremmo dato la fiducia al PD ha sbagliato tutto, era meglio non votarci, ha sbagliato a votare. Andiamo a vedere velocemente un'altra notizia per quanto riguarda la politica. Merkel, la Germania accusa la Campania, il portavoce della cancelliera, è stata violata la privacy, la stampa definisce Caldoro un governatore insolente, l'articolo che è stato pubblicato dal Frankfurter Zeitung, un giornale tedesco. Caldoro, il mio saluto era vero, quel giornale sopra le righe, l'appello era chiaro e preciso e non equivoco. Passiamo alle prime pagine per una veloce rassegna delle pagine sportive, le più importanti. Partiamo dalla Gazzetta, Palashow, doppietta alla Samp, espugna Marassi, l'Inter e sogna l'Europa, l'Europa League ovviamente. L'argentino si prende la squadra sulle spalle, aggancia la Lazio al quinto posto, Stramaccione, abbiamo cambiato passo, Rodrigo l'ho voluto io qua, Rodrigo che è passato proprio dal Genoa all'Inter, Rodrigo Palacio che è stato anche protagonista di una grande partita contro la Juventus, partita anche un po' sfortunata se me lo consentite, con un rigore negato, un rigore nettissimo su Cassano negato all'Inter ed un gran gol di Palacio. Parla anche Buffon dopo l'accusa di Beckenbauer che l'ha definito pensionato, dice io pensionato, sì ho sbagliato, ma c'è il ritorno. Una papera sul primo gol del Bayern Monaco arrivato da oltre 30 metri, la seconda nei gol di Müller, complice ancora un distratto Buffon su una respinta molle che Müller poi concretizza in rete, ma sbagliano anche i migliori. Andiamo a vedere quello che ci riguarda più da vicino, parliamo di Napoli, ecco gli amici nemici, arriva Immobile e vuol provare l'effetto Napoli. Ciro Immobile di Castellammare di Stabia, originario di Castellammare, ha giocato a Sorrento, non ha mai vestito una maglia azzurra, ora gioca a Genoa, l'anno scorso era compagno di squadra di Insigne al Pescara e di Zeman, oggi guida il Genoa e la colonia dei Scugnizzi, ma sogna il San Paolo e il tandem con Insigne. E che non sia proprio Immobile il nome per il futuro del Napoli insieme all'altro napoletano Lorenzo Insigne. Andiamo a vedere la prima del mattino per quanto riguarda lo sport, prima pagina del mattino.
La scelta: Cavani vuole il Real, Mazzarri cerca Lasso. Si parla di sostituti di appunto Cavani, si fanno sempre gli stessi nomi che non sto qui nemmeno a nominarvi. Aspettiamo la fine del campionato per vedere la scelta che farà Cavani. Certo, il calcio è business, ma nulla è detto sul bomber azzurro, che potrebbe comunque rimanere a Napoli. I top player che piacciono a Mazzarri, anche il Corriere del Mezzogiorno parla di futuro, da Osvaldo Hernanes a Sanchez, trattative possibili e impossibili per un Napoli più forte in Champions. Champions e Napoli, chiudiamo così la nostra rassegna. Champions e Napoli, Napoli deve pensare a questo campionato, con questi calciatori, con un Cavani finalmente recuperato che può dare quella marcia in più, quel salto di qualità per confermare il secondo posto. Andare in Champions, il Napoli conquisterebbe con il secondo posto la Champions diretta, e non è detto che Cavani vada via dopo aver conquistato la Champions, soprattutto se ci sarà un piccolo aumento, ritocco dell'ingaggio da parte di De Laurentiis. Lasciamo il mercato ai giornali, noi ne parleremo a partire dall'estate. È tutto per questa edizione, vi rinnovo gli appuntamenti da domani a partire dalle 7.30, un'ora più tardi alle 8.30. Vi ringrazio di averci seguito, buon proseguimento di giornata con i programmi di questa rete.